penso che hanno attaccato le nostre fonti di piacere, andare al ristorante, andare a vedere un concerto, andare a vedere una partita di calcio. E su questo, come ho detto, dobbiamo rimanere uniti e continuare a vivere per non dare ragione a non so come dire, non sono neanche persone. E basta, speriamo che tutti i grandi di questo mondo, tutti i politici, trovano insieme la soluzione a questo terrorismo cieco. Aggrapparsi al calcio per scacciare i lunghi giorni dell'ansia, dell'angoscia, del terrore. Lo sport, mai come in questo momento, deve diventare medico di un mondo e di un paese, il nostro. In preda alla più che comprensibile paura collettiva. Si riparte, 8 giorni dopo i tragici attentati che hanno sconvolto Parigi e l'umanità intera, con tanti pensieri in testa e la voglia di scacciarli via, almeno per 90 minuti. Si torna a riflettere e a parlare di lotta a scudetto, di possibilità concrete o meno di passare il turno in Champions League. Il teatro dove tutto ricomincia, il Dall'Ara di Bologna. Avversario, la squadra di Donadoni, reduce da 6 punti ottenuti nelle ultime 2 partite. Il periodo di profonda crisi vissuto con Delio Rossi in panchina fa parte dei brutti ricordi del passato. I felsini hanno ritrovato vigore, entusiasmo e fiducia. Batterli non sarà un gioco da ragazzi. Motivatore e psicologo ancor più che innovatore tattico, il Bologna con Donadoni. Non è cambiato molto rispetto alla gestione Rossi. La squadra gioca con un 4-3-3 che può trasformarsi in corso d'opera in un 4-2-3-1. Fondamentale è stato il recupero di alcune pedine a lungo assenti per infortunio. In porta c'è l'affidabilissimo Mirante, 32enne con tanta esperienza di Serie A alle spalle. In difesa, a destra. Il tecnico potrebbe affidarsi ad un centrale di ruolo, Rossettini, già provato come laterale con buoni risultati, a Verona 2 settimane fa. Al centro, il solido Gastaldello ritroverà come partner il greco Economou, uno degli uomini mercato rosso-blu, al pari del terzino italo-marocchino Adam Masina, 21 anni, tanta spinta e qualità. Il centrocampo si poggia su un eclettico corridore come Rizzo e su due baby dal sicuro avvenire. Amadou Diawara, classe 97, centrale in costante crescita e soprattutto Godfred Donsa, classe 96, messosi in luce lo scorso anno a Cagliari sotto la gestione Zeman. Centrocampista completo, dal buon piede, bravo negli inserimenti in area e pericoloso in zona gol. Il trio offensivo è da sorvegliare con attenzione. Giaccherini sembra aver ritrovato l'ispirazione dei bei tempi, 2 reti nelle ultime 2 partite. Brienza, nonostante i 36 anni, è il solito funambolo tutta classe e fantasia, Mattia Destro. È l'ex dal dente avvelenato che vuole esserci a tutti i costi, nonostante un infortunio alla caviglia che lo ha tormentato negli ultimi 10 giorni. D'altronde, Mancosu e Acqua Fresca non costituiscono due alternative affidabili. Ecco perché Donadoni cercherà in tutti i modi di mandare in campo l'attaccante ascolano, seppur non al 100%. La Roma sarà priva di 3 pezzi da 90, Salah, Gervinho e De Rossi. Le certezze dovrebbero essere Szczęsny in porta, Manolas e Rudiger al centro della difesa, Pjanic e Nainggolan a centrocampo e Dzeko Iago Falke davanti. I veri dubbi sono due: chi in attacco tra Florenzi e Iturbe, con eventuale inserimento di uno tra Maicon e Torosidis in difesa, e chi al posto di De Rossi in mezzo al campo, Inlitsa Van Kerr, positivo nel derby, e Keita, che però non gioca dal 26 settembre. A Garcia. L'onere di fare le scelte migliori alla Roma. Il compito di proseguire la serie positiva e mettere altri 3 punti in cassaforte per non perdere contatto da Inter e Fiorentina. Siamo pronti per ricominciare e per tornare pian piano a sentire il meraviglioso profumo della normalità. Fiorentini e la polizia controlla che non stiamo troppo vicini.